Abbiamo per questo stabilito un rapporto stretto con una delle più grosse industrie nel settore edile, la Maltauro di Vicenza, e lavoriamo nei suoi spazi per un problema che essa ha di fronte. E quindi credo che ci sarà sicuramente un rapporto che non tutti hanno facilmente con il mondo imprenditoriale. E perché consiglierebbe ad uno studente neolaureato di iscriversi e frequentare questo master? Perché è concepito, essendo interdisciplinare, è orientato esclusivamente al progetto e alla qualità del progetto. Può essere una vera e propria rieducazione dopo le avventure del corso normale di studi. La passione, solo la passione, nasce dall'esigenza di unire due argomenti, due temi che sono molto attuali: il tema del riciclo, o se vogliamo del riuso, del recupero delle aree industriali, delle aree portuali, dentro le città, assieme alla qualità del progetto. Mettere insieme recupero e qualità del progetto non è assolutamente normale. Bisogna chiedersi sul come si raggiungono questi due obiettivi contemporaneamente. Ma il master è un master in cui si impara facendo. Non esistono delle regole che garantiscono la qualità di un progetto. Esiste soltanto l'esperienza che libera la creatività. Quindi le tre parole sono creatività, rispetto degli obiettivi, capacità critica in itinere di controllare il rapporto tra il perché, come e cosa si fa. Vede nei nuovi architetti che si affacciano insomma al mondo del lavoro la volontà molte volte, no, riutilizzare, riciclare piuttosto che cancellare e ricostruire? Ma non credo che non dipenda dagli architetti, dipende dalla realtà. Ormai la terra è stata quasi tutta consumata, almeno nella parte più abitata e più sviluppata. E quindi il riuso, basta guardare il recupero che è stato fatto ad Amburgo delle vecchie aree portuali per rendersi conto che questo è il tema del futuro. E gli architetti devono misurarsi con questo e non con altri balocchi. Ma visto nei fatti, può valere la pena o non valere la pena? Può essere che non sia conveniente un'operazione di mantenimento in piedi di vecchie strutture che sono troppo onerose nel riadattamento. Quello che è sicuro è che non si può pensare che il patrimonio edilizio ereditato sia riusabile in totalità. E sicuramente non può essere riusato come archeologia industriale. Non possiamo pensare che tutte le zone industriali e le zone portuali diventeranno musei di se stesse. Leggo qui dal file che ci ha inviato questa frase: la qualità del progetto nell'architettura dipende in primo luogo dalla proprietà e delle forme e degli spazi alla loro ragion d'essere. Può spiegare questa frase? Beh, è la chiave di tutto. Io devo capire se, una volta che ho individuato un obiettivo,
e una volta che ho quasi chiaro quali sono i mezzi che posso utilizzare per raggiungere quell'obiettivo, devo chiedermi continuamente, facendo il progetto, non prima o dopo, facendo il progetto, se quello che faccio ha senso, cioè se sto veramente raggiungendo l'obiettivo che mi ero proposto. Questo richiede una grossa capacità di autocritica, richiede l'uso dell'intelligenza soprattutto dell'uomo. L'uomo non può fare dei progetti senza rivedere continuamente quello che sta facendo criticamente e aggiustare il tiro. Questo lo fa qualunque scienziato, lo fa qualunque pittore, lo fa qualunque scrittore. E spesso l'architetto è stato abituato a realizzare le cose in fretta, attraverso gli estempore, attraverso la capacità di fare una cosa originale. Qualche volta è importante fare una cosa che dal punto di vista della pubblicità è originale, ma non si esaurisce qua la funzione dell'architettura. L'architettura deve rispondere alla sua ragione d'essere, che è molto complessa e molto profonda e che riguarda, per questo noi facciamo un master in cui entrano in scena filosofi, fisici, vecchi architetti e giovani professionisti, strutturisti, entrano in scena delle conoscenze di diverse discipline che devono integrarsi e devono portare ad una consapevolezza della integrazione tra le conoscenze come necessità per raggiungere la qualità del progetto.